L'orto botanico. Nei primi decenni del Seicento, per volontà di Placido Brangiforti, veniva strutturato alla periferia di Leonforte, nei pressi di Porta Palermo, il Giardino Grande. Oggi, pur non riuscendo ad immaginare la passata bellezza del giardino, chi va a visitarlo viene colpito dagli aranci, dagli arbusti ornamentali e dai resti di monumenti e di fontane che affiorano da un groviglio di rovi. Fontane in mezzo ai fiori, giochi d'acqua, statue di marmo, sedili, messaggi trasmessi da epigrafi, figure allegoriche e ceramiche, per lo più azzurre, che decoravano angoli di frescura grondati di capolvenere, costeggiando un dedalo di violetti che conduceva al boschetto di aranci, limoni, melograni e altri squisiti frutti. Nei pressi, da un viale con 12 sculture che rappresentavano i venti, si arrivava al padiglione. Era questo un parterre con sedili al coperto, che al centro aveva una superba fontana in marmo, le cui acque zambillavano dalle bocche di animali graziosamente scolpiti come anatre, colombi e lepri.